Che sarà? Ma tutte le buone intenzioni che avete. Ma che le pare? Ma che faccio sposta? Perché mi sono sposato? Vabbè. Ormai è fatta e non c'è più rimedio. Pronto? Ristorante Gennaro e Luisa? Buonasera, don Gennaro, sono Salvatore. Tutto bene. No, scusate, don Gennaro, e chiamavo per quel tavolo, il numero 15, quello che avevo prenotato per stasera. Sì. No, don Gennaro, mi dispiace, ma purtroppo non possiamo più venire. Perché? No, quella mia moglie tiene un po' di febbre. E allora preferiamo non uscire. No, non vi preoccupate. Un po' di stress. Una bella notte di sonno bellissima e domani passa tutta cosa. Sì, don Gennaro, come non ve la saluto? E voi salutate ma quella bellezza di donna Luisa, vostra moglie. Grazie, don Gennaro. Scusate per il disguido. Ci mancherebbe, osserva la signora. Grazie, grazie don Gennaro, grazie. Arrivederci. Con tutte le buone intenzioni che avevi, vabbè, vediamo di rilassarci un po' e recuperare il tempo. Ah, vediamo un po' che cosa dici il giornale. Mamma mia, peggio in un bollettino di questo. Se fosse una notizia buona. La crisi di governo, il caro benzina, il dimezzamento degli stipendi si lamentano pure. Speriamo che almeno il Napoli vinci col Milan stasera. Se non altro, per non dare la soddisfazione a chi lo stronzo del capofiume, chi lo traditore maledetto te lo Milan. Pronto? Uè, tanto, ciao. No, sto bene, no, non sto agitato, no. Senti. Sì, tutto a posto, sto bene, sì, tu, fammi parlare, mamma mia, stiamo a sentito tu, no, ti avrei chiamato per la gara di ballo di stasera, no, non possiamo venire, no, mi dispiace, è perché mi è venuto in mente che tengo un appuntamento di lavoro, ma mi sono scordato. Totù, che ti devo dire? A capo, la sì. No, Totù, non posso rimandare, no, perché un cliente che viene da fuori, dobbiamo discutere di questioni lavorative urgentissime e non ci posso fare niente. Mi dispiace, Totù, non ti arrabbi, non ti prendere collere, sarà per un'altra volta, va bene? Grazie, divertiti, pure per me, ciao, Totù, ciao, Totù! Dolcissimo in fondo, a ciliegine sulla torta. Non ho comprato le sigarette, mannaccia miseria. E poi è tutto chiuso. Uffa, il primo distributore è utile alla stazione. Ma poi, diciamocelo tra noi. Ma che fumo fa? Tanto in questa casa non si può fumare! Mannaggia, mi stiamo scubando la partita! Tutti questi pensieri, Napoli! Giroud, pensaci tu! Mamma mia, mi sarei solo perso, mi sono stanato! Appicciata la visione, via! Napoli! Oh, ora pazienza, poi mamma quale d'acqua! No! Si va in contatto, si va in velocità! Anzi, spingiamo l'Anzi! Si propone ancora la Messi! Anzi, ma la Messi! Io lo so!
Gli uomini sono tutti uguali. Prima ti illudono e poi ti fanno soffrire. Guarda là, guarda come piange con la donna. Ma me ne macchia! Ma che ci abbia a fare? Ma che c'è? Verso cosa? Guarda, ci pensa tu! Ciro! 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 Guarda che lo puoi mangiare, l'ho preso per te. Il cioccolato non mi piace. E da quando? I pacetti Perugina ti sono sempre piaciuti. Veramente a me piacciono i bigliettini che ci stanno dentro. Vabbè, allora scartalo. Vorrà dire che io mangerò il cioccolato e tu leggerai i bigliettini. Vabbè. Francesca, si può sapere che ci sta scritto? La solita frase. E vi puoi leggere questa solita frase? Come ti vidi mi innamorai e tu sorridi perché lo sai. Ecco, sei contento? La solita frase. Francesca, a me non mi parla la solita frase. Anzi, stavolta il biglietto dice la verità. Parla proprio di noi. Ovvero? E a che proposito, se si può sapere? Che mi dà un fasto rumore. E si è incastrato dei denti. Il biglietto recita. Come ti vidi mi innamorai, ed è vero, perché io, quando ti vidi, subito mi innamorai di te, miracolo. E poi il biglietto continua, tu sorridevi perché lo sapevi, e anche questo è vero, Francesco. Senti un po'. Ma non sarebbe il caso che la smettessimo di farci la guerra, tutti questi dispetti? Queste ripicche, queste gelosie, tornassimo come prima e facessimo la pace, no? Come prima? Il fatto è che tu sei cambiato. France, tutti siamo cambiati, anche tu. Il fatto è che noi dovremmo imparare a concentrarci un poco di più su noi stessi e lasciando poco perdere gli altri. Forse hai ragione tu. Hai ragione, sì. Forse è colpa mia. Sai, mi dispiace per la cena da Gennaro e Luisa e la gara di ballo. Non sei arrabbiato, vero? Arrabbiato? No, ma guarda, ma arrabbiato? No, non fa niente. Sarà per un'altra volta. Anzi, cosa che ti dico? Che cosa, amore mio? Che questa sera la cena te la voglio preparare io. Tu? Ma se non hai mai cucinato, neanche un uovo. Francesco, io non te l'ho mai confessato, ma io modestamente in cucina sono un mago. Ti preparo un piatto, una specialità. E credo. No, Francesca mia, è un segreto. E poi ti voglio fare una sorpresa. Non mi scordare, non mi scordare. Una sorpresa, amore. Ma senti, scusa,
ti sei persa nel Miami, ti pensi. Ah, troppo bella, senti, ma. Ma io che faccio intanto che tu cucini? Ne so su, io. Faccio un po' di cera? Remi, ma che dici? Ma la domanda con la risposta più semplice. Te ne esci. Te ne vai a fare un bel giro, eh? Un bel giro in centro, eh? Fai un po' di shopping. No, potresti andare al centro commerciale. Hanno aperto quel nuovo negozio bellissimo di intimo, eh? E potresti anche andare dal parrucchiere. Veramente posso? Ma certo, amore, non esci mai. Stai sempre chiuso in cascasco. Amore mio, ti fai un bel giro. Ti guardi intorno, non spendi troppi soldi, ti compri qualche cosa e io intanto zicca zicca preparo la cena. E babbo Salvatore, visto che insisti tanto, faccio come dici. E già che ci sono, mi compro qualche cosa. Sai, ho visto un bel paio di scarpe che potremmo mettere quando andiamo a ballare. E un bel vestito nero. Fragile! Io ti ho detto di comprarti qualche cosa, finché ti rifatti tutto il guardaroba. Ah no, Francesco. Non ti preoccupare. Te, pido il banco, ma... E comprati quello che vuoi. Adesso vai, amore mio. So si fa tardi, io devo preparare la cena, devo chiudere i negozi, no? Va bene, vabbè, allora vado, amore mio, eh? Ciao, amore mio, bellissimo. Ciao, amore mio. Va là. Vai di là, ma dove stai dicendo? Vai cucina. Vai, ragione, amore. Metti di scarpe, però, eh? Sì, guarda, sì, non ti preoccupare. Ciao, amore mio, non spendere troppo. No, 300-400. Va bene, ciao. La carta di credito. Vai, Francesco, vai. Sì. Con le donne ci vuole pazienza. Bisogna saperle prendere, bisogna usare tutte le armi. Oh, ti preparo un piatto, Francesca mia, una specialità. Che ti risveglierà tutti i sensi. Adesso però mi devo concentrare. Perché come ha detto giustamente mia moglie, io non so cucinare manco nulla. E qualcuno mi deve aiutare. Ma chi? Ascendendo funziona. Da tutti. Arrostasto, non lo sopporto, sto cellulare. Pronto? Totuccio? Ciao, sono Salvatore. Pronto? Mi senti? Totu, stammi a sentire. No, non ho cambiato idea per la scuola. Fammi parlare. Allora, stammi a sentire, non ho tempo. Senti, dovresti farmi un piacere. No, non è per me. No, è per il mio capo ufficio. Sì, per il mio capo ufficio, sì. Sai, ha invitato a cena la sua segretaria. Sì, la sua segretaria. E mi ha chiesto se io conoscevo qualche ricetta speciale, no? Qualche ricetta avanzata, no? E siccome tu lo sai, no? Inizia a cucinare manco nuova, allora ho pensato a te. Io so che tu le fai queste scenette con le tue amichette, Ah, tieni la ricetta. Ma la aspetta che potete fare più. Pronto? Dici, come si chiama? Asparagi alla Cupido. E che cosa ci vuole? Sì, 500 grammi di asparagi. Punte. 100 grammi crepe di filetto di tonno all'olio extravergine al vapore, pinna gialla. Gialla. 2 uova allevate a terra, categoria super grande. Che cosa? Succo di limone di Sicilia.
capperi panteschi, la mantellerie, vabbè, sì. Sale e pepe, cubi. Quanto basta? Quanto basta, sì. Non ho capito, no, state leggendo. Non ti preoccupate, a parte un po' di salsa rosa. Siete tutto. Ma sei sicuro che questi asparagi alla tupido funzionano? Insomma, fanno effetto, no? Oh, con questa ricetta va a colpo sicuro? Ah, che dici? Il vino. Che vino ci vuole? Sauvignon. E per dessert, fragole con la panna. Mamma mia, tutto. Io che ti posso dire, sei un amico, grazie. Siente, ma me ne devo andare. Sì, poi domani mattina ti faccio sapere com'è andata qui lo strunzo buscio. No. Sai perché ti chiedo se funziona? Perché il mio capo sta un po' stressato, no? Tiene un po' di artrosi cervicale, un po' di colesterolo, un po' di artrosi cervicale, una piccola fistula anale, ma non lo diciamo. Ma siamo sicuri, eh? Va bene. Grazie, dottor. Domani ti faccio sapere tutto qua. Sì? Vabbè, te ne devi andare, mo. Ciao, Totu. Ciao. Ciao, Totu! Tu, riempi l'occhio. Le uova ce le ho, mi sono levato a terra, vabbè. Il tonno o il girasole, che lo tengo e quello uso. Oh, che c'è stanco? Succo di limone biologico dovrei averlo, Sicilia, capperi, da dove vengono, va bene. Sale, pepe, QB. La salsa rosa la tengo. Bravo, manca l'ingrediente principe. Ma non so se ce l'ho, vado a vedere. Non li tengo. Va bene, voi che capite già, infatti ho trovato questo. Scoperto l'arcano. Un broccolo, sì. Che dà il titolo, no? E che faccio, mo? Broccoli alla cupita in salsa rosa. Chissà. Però magari funziona. Voi sentite? Io questo tempo. E qui sto cucinando. E non c'è tempo da perdere. Il tempo scorre. Thank you.
Beh. È tutto pronto per una serata di passione. Lume di candela, luci basse, è tutto perfetto. Era giusta la salsa, immaginate. Evocativa, no? Però questi broccoli a me non mi convincono. E io? Mi prendi il mio aiutino. Francesco mio. Arriva amore. Amore, eccomi qua. Amore, amore mi chiudi io. Ma quanto quanta busti tutto. Quanta è. Ma mami, amore, vabbè, non fa niente, facciamo i conti. Non fa niente. Ma vediamo l'estratto con online. Amore mio. Non ti preoccupare, però tu è una cosa importante, ti tieni chiusi gli occhi. Amore, però mi fai cadere e mi sento tutta rabugliosa. Non ti preoccupare, ti scrivo con gioia, amore. No, tu mi stai portando. Amore, non ti preoccupare, poco di pazienza, apri gli occhi. Oh, mamma mia, salvato, ma che hai fatto? Niente, Francesco, ho preparato la cena. E tu? Ma l'ho fatto poco vedere. Mamma camera, Francia, ma che fa? Io? Niente, Salvatore. Mi sono comprata questo vestitino. Non ti piace? Mamma mia, non mi piace. È bellissimo questi capelli, buoni. Guarda, Francia, sei bellissimo. No, vero? Sì, amore. Sì, amore, mi sei bellissimo, però adesso... Basta complimenti. E sediamoci a tavola. Perché la cena è prodotta che ne ha fatto. E se per quello pure io. Che hai preparato di buono? Amore mio, una sorpresa. Vieni, vieni, siediti che te la voglio presentare. Mettiti comoda. Amore, ma sei sicuro che non vuoi che ti aiuti, amore? No, amore mio, no. Stasera, Salvatore tuo è cuoco e camerino. Mamma mia, amore. Donna, presto che mi manchi! Non è che c'è qualche biondo là dietro, no? Non ti sa mai! Amore! Amore! Ecco qua, impattato! Madre! Assaggia. Che cos'è? Pesce? Fuoco? Fuoco! È un poco piccante, ma è venuto la sera. Oh, facciamo bel brindisi, Ma che sogno stasera mi stai facendo passare? Aspetta un attimo, si salta il tappo in faccia, no? Guarda, ma festeggiò la stasera insieme a voi. Ma che c'è in questo piatto? Io mi sento tutta un calore.
Lo sapere. Lo vuoi sapere? Sì. Io te lo dico. Broccoli alla Cupido in salsa rossa. No. Broccoli? Sì. Broccoli, ma cucinati secondo una maniera speciale. Una ricetta nuova, una ricetta afrodisiaca. Sì. Afrodisiaca? Sì. Ma sei sicuro? Ma certo, amore mio. Con questa ricetta, questa sera, non ci sarà bisogno neanche di un aiutino. No, no. Amore mio, lo sai che ho preparato pure il dessert? Pure il dessert hai preparato? Ma certo, amore mio. Fragole con la panna. Ma te le vado a pigliare. Oh, bravo, grazie, amore mio. Ma che sappicci tutte cose a casa. Ce le abbiamo combinate stasera, amore. Mamma mia. La prendo le fragole che è meglio. Bravo, vai, no. Mamma mia. Ma che è successo? A me sembra un miracolo. Un sogno. Salvatore che prepara la cena. O dessert, mi sembra un altro l'unico dubbio che ho è sul broccolo. Io non ho mai sentito che il broccolo è afrodisiaco, se no ve lo sarei ricordato. E se si è sbagliato? E se non è come dice lui, afrodisiaco? Potrebbe succedere che per colpa di un broccolo il sogno finisce qui. Lei non ho. Io non posso rischiare. Questa sera, caro Salvatore, faccio finta di niente e l'aiutino te lo do io. Così siamo sicuri che la serata finisce in bellezza. Aspettate. No, sei un segreto. Voglio l'ordine, però, Si fa più effetto. Sì, amore mio. Ma fragole con la pancia, io dovete immaginare. Oh, che bella immaginazione! Anche mette le mani dentro, sporchi di palla! Come sta? Amore! Amore! Senti, facciamo un brindisi! Sì. Così? Ci scaldiamo! Buone. Amore mio, un brindisi, due brindisi, tre brindisi, brindiamo tutta la notte e poi ti prometto che... Aspetta, lasciami indovinare, che mi amerai sempre. Sempre, amore mio, sempre. E che non guarderai le altre donne? Guardare le altre donne con una femmina come te, ma che sono pazza. Neanche quando andiamo a ballare. Neanche quando andiamo a ballare. Non è che la rosa la darei solo a me. Solo a te, amore mio, solo a te. A proposito di ballare, ti prego, me lo concedi questo ballo? E dimmi di sì. E non mi puoi dire di no. Vabbè, amore mio. E facciamoci questo. Oh, grazie, amore mio, grazie. Ho preparato il nostro tango. Su, quello che ci ha fatto innamorare sulle piste da ballo. Quello che ci ha fatto conoscere. Prepariamo la pista? Prepariamo la pista, sì. Ah, amore, io direi, io ho una proposta. Per velocizzare i tempi, perdono. Dimmi tu. No? Ti chiedo che si volesca. Levate tutte cose, grazie. Veramente mi fanno un po' male queste scarpe. Sono volti. Sì. Da non recuperare con te modo. Sì, secondo te. Mi dai una mano, ce l'hai reso? Sì, amore, mi ti do anche mano. Aspetta, lo slaccio. Sì, no. È semplice. Tira, tira. Senti. Fare un passaggio.
Oh,